Do il mio benvenuto ad Aldo Verdin, presidente di Federalberghi Liguria. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, un Ferragosto bene, direi, insomma, anche il meteo, il caldo ci hanno senz'altro aiutato. Un mare bellissimo nella nostra regione. Com'è andata? Si prospettava peggio di un andamento peggiore, alla fine abbiamo tenuto, ma non abbiamo fatto il 100% nemmeno il 95% di occupazione, però non dobbiamo mai lamentarci. E chiaramente la diminuzione confronto luglio è dovuta dal fatto che in agosto si muovono più, aumentano gli italiani, e in questo caso quest'anno probabilmente gli italiani hanno diminuito la lunghezza delle loro vacanze e quindi si sta risentendo. Senz'altro la crisi contribuisce, senz'altro gli italiani, appunto, che notoriamente in agosto vanno in vacanza, chiudono molte aziende, hanno scelto periodi più brevi, così come stava raccontando, però c'è una buona notizia che è curiosa rispetto alla nostra regione, ne abbiamo già parlato nei mesi passati, ma per Ferragosto è arrivata la conferma, ci sono tantissimi americani in Liguria, giusto? Vero, vero, guardi, abbiamo buttato giù una statistica proprio l'altro ieri, finito Ferragosto. Quest'anno gli americani si attesteranno su circa il 27% di presenze e gli italiani si attestano su un 14%. E quindi il divario è piuttosto molto importante. Per fortuna quest'anno ci sono stati gli americani che hanno sopperito alla mancanza, al di là degli italiani, leggera comunque, la mancanza anche di tedeschi nella parte del Levante, per le questioni della recessione che comunque anche loro risentono. Certo, assolutamente, anche se poi i turisti nord europei sono comunque arrivati, ma anche dal Sud America, notoriamente magari appunto scelgono più il Levante, mentre invece per il Ponente sono più i nord europei. Detto questo, qual è adesso la previsione per questo fine di agosto e per il mese di settembre? Dunque, per il fine di agosto stiamo riscontrando un incremento, una ripresa del mercato straniero e per settembre si prospetta molto buona perché i presupposti ci sono. A settembre solitamente gli americani aumentano nuovamente. E quindi io penso che chiuderemo una stagione migliore di quella dell'anno scorso. Meglio dell'anno scorso, e già l'anno scorso avevamo detto che i numeri erano stati incredibili, e poi i dati, almeno quelli che sono stati diramati da Regione Liguria nella giornata di domenica, parlano per settembre già di un 70% di prenotazioni. Come sta andando anche nella sua zona? Sì, confermo, infatti anche nella mia zona. C'è l'aumento confronto l'anno scorso già di prenotazioni acquisite, quindi questo fa sperare molto bene perché poi dopo ci sono le prenotazioni dell'ultimo momento o quelle legate al meteo e quindi dovremmo sicuramente chiudere meglio dello scorso settembre. In questa estate in cui si parla tanto di scontrini pazzi, di servizi aggiunti appunto allo scontrino, poi arrivano notizie come quella di un paio di giorni fa di uno sceicco che proprio nel Levante avrebbe lasciato una mancia da 1.800 euro. Ha visto situazioni del genere nel suo hotel o nella sua zona? Ma guardi, situazioni del genere mi ricordo, le vedevo quando ero ragazzo, che quando partivano appunto gli arabi volevano avere tutti i dipendenti nella hall e quando partivano c'era il segretario che a ognuno dei dipendenti dava un bel bigliettone. Dopo sono spariti quei tempi e devo dire anche che se andiamo a vedere sul contratto di lavoro
c'è scritto che le mance sono vietate, la richiesta delle mance dirette sono vietate. Quindi se un cliente lascia una mancia, è ben accetta comunque, perché vuol dire che è contento del servizio, è contento del soggiorno che sta facendo. Questo è, poi ben vengano gli sceicchi in questa maniera, non ce ne sono più molti però, eh. Sì, ce ne siamo accorti. Quindi, mi scusi, Presidente, quindi se una persona, uno sceicco, ma non solo, lasciasse una mancia, magari gli americani sono proprio abituati, proprio perché così è nel loro paese, a lasciare la mancia, quindi questa dove va a finire? Raccontiamo anche questo particolare. E doveva finire, questo non lo posso sapere, perché dipende da come si mettono d'accordo nei vari reparti. Ci sono dei reparti che le mance le fanno confluire tutte in un cassetto e poi se le dividono, ci sono degli altri che la mancia, ognuno si tiene la sua. Ma ripeto, siccome ufficialmente le mance non sono ammesse, non è mio compito di vedere dove vanno a finire. Senz'altro, è vero, dovremmo Ecco. chiederla a qualche dipendente. Senta, Presidente, cambio argomento in chiusura della nostra intervista per parlare anche di un altro tema che sta tenendo banco sulle pagine dei giornali e in TV in questi giorni, ovvero quello delle tasse di soggiorno. Intanto c'è molta polemica rispetto al grande numero delle situazioni, delle strutture ricettive che non sono alberghi, ovvero i bed and breakfast piuttosto che le stanze in affitto o ancora quelle collegate al sistema della piattaforma Airbnb. Sono tantissime, ci sono lamentele rispetto alla tassa di soggiorno che è aumentata. Qual è la situazione? Beh, non è aumentata dappertutto la tassa di soggiorno, per fortuna, diciamo. Bisogna vedere se nelle casse comunali la tassa di soggiorno quest'anno, gli introiti della tassa di soggiorno quest'anno sono aumentati. Perché dico questo? Perché le presenze negli alberghi sono rimaste su per giù quelle, in alcune destinazioni addirittura sono diminuite. Però noi vediamo un sacco di gente che fa turismo nelle nostre località, quindi vuol dire che sono aumentate le presenze negli affitti a locazione breve, negli appartamenti, in parole povere. Bisogna vedere. Adesso sarebbe bello sapere a termine dell'estate quanto è stato l'incremento e vedere se anche chi va negli appartamenti a locazione breve paga la tassa di soggiorno. Questo è molto importante, in quanto per un comune è un introito che viene meno. Ecco, quindi, e noi continuiamo a dire, la nostra associazione continua a dire pari diritti e pari doveri, quindi se un cliente che va in albergo deve pagare la tassa di soggiorno, la stessa deve essere pagata anche nelle locazioni breve, negli affitti a locazione breve, anche perché sono previsti dal patto regionale del turismo. Quindi è giusto che sia così. Assolutamente sì, e ci ha dato anzi un'idea per andare a controllare davvero, magari con qualche sindaco, qualche buon amministratore, che cosa accade, soprattutto nei comuni della Riviera, con la tassa di soggiorno appunto versata o meno dalle strutture ricettive, non dagli alberghi, naturalmente. Grazie al presidente di Federalberghi, grazie. Di nulla, arrivederci, buona giornata a tutti.